Il mercato delle batterie si sta espandendo ed è Tesla il principale promotore di questa ricerca tecnologica. Stiamo parlando delle nuove batterie 4680 prodotte in casa Tesla, un prodotto super prestazionale che porta l'azienda ai vertici della ricerca tecnologica per quanto riguarda gli accumulatori di energia elettrica. Tutto ciò che ora manca è soltanto l'industrializzazione del prodotto, su cui Tesla sta già lavorando. Ma facciamo un passo indietro. Quali batterie ha utilizzato Tesla finora all'interno dei suoi veicoli? Le batterie comunemente utilizzate per applicazioni automotive sono le celle 1865 oppure di recente anche le celle 2170. Le prime due cifre si riferiscono alla larghezza della cella, mentre le ultime due si riferiscono all'altezza della cella. Queste, come le batterie Tesla 4680, sono celle agli ioni di litio, con una tensione nominale di 3,7 V e per le prime una capacità massima di circa 3500 mAh, mentre per le seconde una capacità massima di all'incirca 5000 mAh. Queste batterie vengono utilizzate principalmente per via dei loro vantaggi riguardanti la capacità su volume della cella e la potenza erogata su volume della cella, e inoltre anche per via del loro peso a parità di dimensioni con gli altri tipi di batterie. Capacità, potenza, volume e peso di una cella, quindi di una batteria, sono le caratteristiche più importanti quando si tratta di progettare un'automobile. Ma quindi come sono fatte le batterie 4680 prodotte da Tesla? Prima di rispondere vi chiedo soltanto di lasciare un like se vi piace il video e di iscrivervi per non perdervi le puntate successive. Innanzitutto la denominazione 4680 fa riferimento alle dimensioni della cella, dove 46 mm sono la larghezza, mentre 80 mm sono l'altezza. Il motivo per il quale Tesla ha investito tanto in queste batterie è che nel tempo garantiranno una maggiore capacità di immagazzinamento dell'energia a un costo minore di produzione. Sempre da un punto di vista di capacità di immagazzinamento, le celle 4680 avranno una densità energetica del 30% superiore rispetto alle celle utilizzate attualmente nei veicoli Tesla. E tutto questo senza cambiare la struttura chimica della batteria. Da un punto di vista numerico, le nuove celle 4680 dovrebbero garantire una capacità di circa 9000 mAh. Ora Elon Musk afferma di aver validato con successo le prestazioni e la durata di queste nuove batterie 4680 e dunque di dover far solo fronte alla produzione. Ciò che manca alla produzione è un miglioramento di almeno il 10% sui processi produttivi. Secondo te riusciranno a metterle sul mercato? E se sì, tra quanto tempo? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Attualmente Tesla utilizza una batteria composta da 4 moduli con celle 2170. L'introduzione delle celle 4680 renderà meno complessa la progettazione e la costruzione del pacco batterie, rendendo anche possibile miglioramenti da un punto di vista di raffreddamento. Infatti, come dovete sapere, le batterie agli ioni di litio tendono ad esplodere se si surriscaldano troppo. Un altro vantaggio è anche la riduzione delle interconnessioni tra le singole celle. E dunque questo comporta minori rischi da un punto di vista di produzione del pacco batterie e comporta anche minori fault. Da un punto di vista percentuale, le celle 4680 porteranno a una riduzione del peso del 10%, a un aumento di spazio del 14% e all'eliminazione di 370 parti. A questo punto, secondo te, come cambieranno i prezzi delle automobili Tesla? Nuova tecnologia e di conseguenza costeranno di più? Oppure la nuova tecnologia permetterà a Tesla di far pagare meno le automobili? E di conseguenza le altre case produttrici di automobili alzeranno i prezzi oppure li abbasseranno? Scrivilo sempre qui sotto nei commenti. Parliamo infine dei vantaggi ingegneristici introdotti dalle celle 4680. Dovete sapere che uno dei punti deboli di un pacco batterie è il raffreddamento durante la carica e la scarica delle singole celle. Siccome il calore si estende longitudinalmente rispetto alla cella, qui possiamo capire perché Tesla ha scelto di aumentare le dimensioni della 4680. Inoltre, siccome i singoli fogli all'interno della cella sono rivestiti in rame, sapete che il rame è un ottimo conduttore sia di energia elettrica che di temperatura e di conseguenza migliora le prestazioni del raffreddamento. E infine parliamo della tecnologia tabless, brevettata da Tesla per le batterie 4680.
Comunemente le batterie agli ioni di litio, quindi ad esempio le 1865 oppure le 2170, sono composte da avvolgimenti di fogli di diversi materiali, alle estremità dei quali vengono successivamente connessi dei connettori o tab. Questi connettori permettono poi di uscire dalla cella per poi collegarli all'anodo e al catodo della batteria. Qui vi faccio vedere un esempio, naturalmente qui abbiamo il catodo della batteria e qui l'anodo. Cosa succede? In sostanza ci sono degli avvolgimenti all'interno di questa cella ed esistono dei tab che poi si vanno a connettere qui e qui. I problemi introdotti dai tab sono che innanzitutto allungano i tempi di produzione e successivamente li complicano anche, e inoltre aggiungono una resistenza che limita la corrente erogabile dalla batteria. Con il termine tabless potete immaginare che si intende la rimozione effettiva di questi terminali. A questo punto ci chiediamo come si fa a collegare la cella interna all'involucro esterno. In sostanza, in produzione viene preparato, ad esempio, il foglio dell'anodo composto da silicio o grafite rivestito in rame, che una volta avvolto forma all'estremità delle linguette concentriche. Pensate che questo riduce il percorso degli elettroni da 250 mm a 50 mm, riducendo così la resistenza intrinseca della batteria. Insomma, abbiamo visto che si tratta di una vera e propria rivoluzione in ambito batterie. Infatti, in un colpo solo, Tesla ha creato un super prodotto sotto tutti i punti di vista, quindi potenza, durata, dimensioni, efficienza, eccetera. E se anche per te questo video è super, ti chiedo soltanto di lasciarci un like. Vorrei concludere dicendo che però, come in tutte le cose, ci sono dei pro e dei contro. Ad esempio lo smaltimento delle batterie esauste. Questo tema sarà argomento del prossimo video e se ti iscrivi e attivi la campanellina sicuramente non te lo perderai. Seguici anche su Instagram e su Facebook per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!